Ha proprio funzionato lo slogan pungente "Acqua non è un problema" del cactus, ideato dall'LVA in occasione della settimana dell'acqua a fine marzo. L'associazione, infatti, ha raccolto ben 19.000 euro in favore dei progetti idrici promossi in Kenya, Tanzania ed Etiopia, dove l'LVA è impegnata da oltre 45 anni. Il commento non può essere altro che positivo, lo consideriamo veramente un successo sia per il risultato raggiunto in termini economici, ma sia per il coinvolgimento di tante persone che hanno dato il loro tempo, il loro impegno per far sì che questa iniziativa avesse questi risultati. Soldi che derivano dalla vendita di piccoli cactus ai banchetti allestiti durante la settimana in varie città della provincia. La buona riuscita dell'iniziativa è dovuta anche al largo successo delle proposte culturali e delle collaborazioni con scuole, associazioni, amministrazioni comunali e soprattutto volontari nei territori coinvolti. Le proiezioni cinematografiche, concerti ed aperitivi solidali hanno abbracciato complessivamente un pubblico di 1.500 persone. Tutte azioni che contribuiscono a rendere reale il diritto all'acqua e a realizzare tre diverse tipologie di progetti. Significa prolungamento di acquedotti esistenti, significa fattore importantissimo formazione di tecnici locali per la manutenzione degli impianti idrici delle comunità locali e significa costruzione di serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana e per lo stoccaggio dell'acqua poi da distribuire ai villaggi. Si affianca alla battaglia dell'LVA anche il bar corso in Corso Nizza 16 a Cuneo, che per giovedì 3 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 21, devolverà l'incasso derivante da uno spritz o da un cocktail analcolico mai al progetto promosso dall'LVA nella regione di Dodoma, in Tanzania, per il prolungamento di un acquedotto a beneficio di 3.700 persone. Il Bar del Corso è il primo di una serie di aperitivi solidali, così come l'abbiamo voluto chiamare, che avranno cadenza mensile e che appunto abbiamo voluto organizzare anche questo per sensibilizzare le persone e per raccogliere fondi per la realizzazione di impianti, sempre di impianti idrici.